Dalla scorsa estate si sta diffondendo, raccogliendo grande popolarità, un nuovo sport che mixa ping pong e calcio. Si chiama tech ball e per giocarci bastano un pallone, un paio di amici e un originale sofisticato tavolo curvo. E questo nuovo sport è arrivato anche a Castrovillari, nella centralissima piazza Municipio, grazie alla SD Most Event di Monica Stasi, che ha inteso, nel massimo rispetto delle norme Covid, di presentarlo alla città e a tanti appassionati di questo sport, nato da un'invenzione di due ungheresi, Gabor Borsani, ex calciatore professionista, e Victor Uszar. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha dato le autorizzazioni. È uno sport che sensibilizza tutte le abilità tecniche, cognitive e motorie, abbraccia le varie discipline sportive, perché non è solo, diciamo, uno sport che abbraccia il calcio, ma abbraccia la pallavolo, il ping pong, il paddle, il tennis, quindi stimola le varie affinità in ambito coordinativo. Tra l'altro è un gioco che si può praticare veramente con poco, basta avere il tavolo e poi uno spazio all'aperto e va bene così. Sì, questo è un tavolo. È un tavolo di techball smart trasportabile, quindi è facilmente collocabile e dislocabile in città, sulla spiaggia e nei vari campi. È una disciplina che ha origine in Ungheria e che sta spopolando in tutto il mondo. Techball non prevede il contatto con l'avversario e quindi riduce il rischio di infortuni ed è molto allenante per la tecnica di base, con palleggi e controlli in ogni parte del corpo, mani escluse, tanta velocità d'esecuzione e soprattutto tanto divertimento. Due giornate davvero intense, in quanto è stata un'ottima novità portata a Castrovillari appunto da Danilo. Abbiamo fatto un bellissimo torneo che sta per concludersi e ora stanno facendo le ultime semifinali, dopo ci saranno le finali e speriamo bene. A calcolare è lo stesso tavolo che, grazie ad un dispositivo tecnologico appositamente pensato, il Tech Box permette di monitorare automaticamente i movimenti della palla e dei giocatori durante la partita, in modo da far rispettare le regole, valutare i punteggi e lo sviluppo delle competenze. Una sorta di arbitro personal trainer formato computer, sempre a disposizione sulla sua app. Prima di tutto, questo gioco non è stato mai praticato a Castrovillari, quindi è una cosa buona per tutti noi ragazzi. Ci stiamo divertendo tantissimo perché siamo ragazzi molto appassionati al calcio e ogni novità siamo sempre i primi a praticarle. Senti, chi non è venuto invece? Che si è perso? Si è perso il divertimento e la bellezza di un nuovo sport che nessuno ha mai praticato. Senti, questa due giorni si ripeterà durante l'estate qui a Castrovillari? Guarda, ci sono i miei figli, che sono loro che si stanno occupando di questo con gli amici, perché diciamo hanno diverse comitive e stanno stimolando tutto l'ambiente a praticarlo.